Germania, Düsseldorf, vivo a Torino da ormai 20 anni, faccio musica da circa 10, da circa 3 anni invece vesto proprio i panni di Narciso, con questo nome faccio una musica che si può, diciamo, riportare alla trap per semplificare, ma alla fine dietro c'è tanto altro, c'è tutto il mio background musicale alla fine. Allora, ho deciso di chiamarmi Narciso quando ho fatto un confronto con me stesso e mi sono reso conto di essere magari non un narcisista, ma piuttosto vanitoso, piuttosto sicuro di me stesso. Poi oltretutto mi piace moltissimo l'immagine di Narciso che guarda nell'acqua e vede il proprio riflesso e a causa di quello finisce per annegare, come se alla fine è come se si fosse ucciso con le proprie mani, insomma. Ed è un'immagine un po' sad che mi caratterizza molto. Frullatore è il primo singolo che ho fatto uscire su Spotify e diciamo che va un po' a battezzarmi proprio, nel senso che ho fatto tanta musica diversa e su diverse piattaforme. Ho iniziato con YouTube, mi sono spostato su SoundCloud e adesso mi sono inserito su Spotify e l'intento è quello proprio di andare a costruire in maniera sempre più precisa quello che è la mia immagine, quello che è Narciso. È cambiato Narciso, cioè sono cambiato proprio io, nel senso che ho cambiato ascolti, ho cambiato per un giro di persone, ho frequentato tanta gente diversa. Quello che è rimasto senz'altro è il gruppo che c'è alle spalle, ecco. Allora, la musica è senz'altro qualcosa di intimo per me e tendo comunque a conservarlo molto, perché credo che tutti noi artisti pensiamo di essere sempre un po' incompresi, nel senso che quello che ci figuriamo nella testa non sempre arriva con la stessa chiarezza con la quale non l'abbiamo concepito. E invece il lavoro del team è importantissimo, la parte delle produzioni. Allora, spesso parto a scrivere i miei brani da un ritornello, quindi quando sento della musica, non necessariamente un beat, ma quando sento della musica tendo ad immaginarmi prima delle melodie o anche solo un piccolo tema principale magari da riproporre più volte nel testo. Spesso scrivo musica d'amore perché penso che la musica d'amore sia l'unica musica ad essere immortale. Quando descrivo la mia musica come trap, intendo solamente definire quello che è un macro genere. La mia musica, bene o male, conserva delle batterie trap, che trap è un po' riduttivo perché poi la mia musica viene appunto influenzata da tantissimi altri generi. Allora, il mio primo ricordo musicale credo che sia quando ho preso la chitarra elettrica di una mia amica a casa sua. Appena ho sentito le prime 6 note in fila giuste del tema del Padrino, fa un po' a sorridere, e ammetto di essermi emozionato tantissimo. E lì ho capito che forse era quella la cosa che più mi emozionava, la cosa che più mi faceva star bene. Allora, io ho un bellissimo rapporto con Torino perché comunque mi ha accolto bene, perché per me Torino ha significato finalmente anche casa. Essendo che vengo da una situazione un po' complicata, e in Germania abbiamo girato tantissime comunità per ragazze madri, è stato un po' un'avventura molto divertente, devo ammettere, non è zero dramma dietro tutto questo. E quando siamo arrivati qua a Torino, siamo venuti a stare da mia nonna,
e quindi c'è stato anche una sorta di riunione familiare in un contesto più un contesto che mi metteva più il mio agio, un contesto più, più caldo, una casa, non più un posto da condividere con degli estranei. Quindi Torino per me è significato casa, tuttora significa casa. Oltretutto io sono cresciuto in Germania, in delle città che hanno, hanno molto, molto in comune con Torino, questa, questo ambiente un po' dark, questo ambiente un po' freddo, che quando fa freddo davvero. Sono tutte cose che mi piacciono molto, sono tutte cose che ho sentito, ho ritrovato qua, qua a Torino. Prossimo progetto per il futuro, senz'altro, è l'uscita del disco, il quale è già pronto, uscirà nel 2020 e tutte le tracce hanno un bel filo conduttore, quindi ne sono molto soddisfatto, oltre ad avere un sound finalmente nuovo e fresco. Diciamo che potete prendere in considerazione il frullatore e immaginare quello che segue. Allora, voglio prendermi il rischio nel, nell'essere un po' arrogante, nel dire che nella mia musica c'è qualcosina in più rispetto a quello che c'è nell'offerta media. Questo disco ha... Puoi anche ridere se vuoi. Sì, no, però magari devo riuscire anche a dire una frase.